Giochi, regali, lotterie e premi alla Fondazione Sant'Antonio a Trivento, porte aperte per l'Epifania nell'istituto guidato dal Presidente Alberto Meo, 27 gli ospiti, 14 il personale dipendente, una famiglia allargata in una struttura adeguata a norma di legge. E siamo una grossa famiglia, una grossa famiglia che diciamo, eh, mantiene saldo questa eh, esperienza che eh, da tempo che su Trivento... Eh, Esiste, è una realtà, dicevo prima, che è una realtà soprattutto imprenditoriale, perché dà lavoro, è una realtà assistenziale, perché assiste e diciamo, non, non mi sembra di esagerare, assistiamo in maniera egregia le persone che sono all'interno di questo istituto, e lo dico perché il riscontro me lo danno eh, giornalmente sia i parenti sia gli ospiti. Eh, per cui andiamo avanti così. Eh, chiaramente, questo è un, è un lavoro che possiamo portare avanti con l'abnegazione e la forza di tutti quanti, non solo mia del consiglio di amministrazione, ma del personale che comunque ha accettato eh, questi principi, ha fatto dei sacrifici e i risultati si stanno vedendo. C'è comunque un legame indissolubile da oltre un secolo tra l'istituto e questa realtà territoriale? Sì, sicuramente, eh, anche se eh, diciamo, le, la struttura ha dovuto comunque avere degli adeguamenti per avere le varie autorizzazioni. Eh, tenga presente che comunque quando sono entrato eh, ne, alla presidenza di, questa, di questo istituto eh, mi sono dovuto occupare di diverse problematiche, eh, sia di natura proprio esistenziale, nel senso che non avevamo ancora il riconoscimento della personalità giuridica, eh, sia di natura finanziaria, perché c'erano grossi buchi finanziari, che ancora si colmano, ma che comunque abbiamo ridimensionato di oltre il 60%. Insomma. Ci sono altri progetti, altre proposte per questo 2016 appena iniziato? Abbiamo comunque eh, dovuto adattare la struttura, l'abbiamo ritinteggiata, l'abbiamo dotata di videosorveglianza, abbiamo dotato anche eh, il rilevamento elettronico delle presenze per il personale, tutta una serie di cose che una struttura efficiente deve avere. Eh, in progetto futuro eh, c'è la realizzazione speriamo a breve, di un'altra ala riservata eh, probabilmente ai, agli uomini. Perché sì, ne abbiamo tre, ne potremmo avere cinque. Eh, però vorremmo avere quest'ala eh, quest riservata solo a loro, dove prevedere ecco, per esempio anche un discorso di ludico di, di bocce e, e quant'altro. E questo lo potremmo realizzare, eh, grazie soprattutto all'ascito che ci ha fatto la signora Noemi Florio.